Ciao 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 a tutti. Oggi sono qui con un nuovo pacchettone arrivato da Shein. È arrivato di sabato. Stranamente, di solito la posta non consegna i pacchi di sabato, però vabbè, meglio così, no? Sono stati abbastanza veloci, meno di 2 settimane, nonostante il periodo festivo, ed è una cosa veramente entusiasmante, perché comunque sono, il sito è cinese. Ho fatto una spesa di era in tutto 59 euro, però tra c'era un'offerta del 15% di sconto sull'intero ordine. Poi ho applicato i punti guadagnati con gli ordini precedenti e le recensioni precedenti, più il rimborso di cashback con il sito che offre appunto i soldini di cashback facendo semplicemente acquisti online, di cui vi lascio sempre il link al video dove spiego tutto. Insomma, morale invece che 59 euro ne ho pagati 40 e rotti, insomma 19 euro di sconto, non è male. Ho ordinato un po' di cosette. Allora, ho comprato anche un cappottino alla Kira, l'abbiamo voluto usare subito, un cappottino di maglia. Lei è così magrina, piccolina, per cui è meglio tenerla al caldo, me l'ha raccomandato anche il veterinario. L'ha già indossato uscendo e si è bagnato un pochettino, quindi l'ho lavato e l'ho messo ad asciugare, ma vi lascio la foto qui del cappottino indossato, un maglioncino più che un cappottino, morbidissimo, carinissimo, e quello è venuto a costare, invece che i 5 euro, con tutti gli sconti di cui vi ho parlato, 3 euro e qualcosa. Quindi, considerato che mio marito è andato in un negozio specifico per animali, ha preso il maglioncino per la Kira, ha speso 32 euro, l'avrei ammazzato. Vabbè. Comunque fa niente, va bene così. Allora, poi per me ho preso, oltre, io ho preso 3 maglioni per me, ho preso anche questo che è un supporto per lo smartphone, per quando faccio il video in cui vado a riprendere qualcosa dall'alto, perché i due cavalletti che ho non vanno bene né l'uno né l'altro. E invece questo ha il braccio, allora questo è il basamento che si svita e va agganciato al tavolo o dove, insomma, la scrivania, dove fa più comodo. E poi si snoda questo che è molto rigido, quindi molto robusto, e qui c'è il supporto per il telefono. L'ho preso proprio per il fatto che si può adattare lo snodo, che è molto pesante, molto duro da girare, quindi da garanzia di sicurezza, l'ho preso appunto perché almeno si può agganciare a qualsiasi superficie ed è più stabile. Penso di prenderne uno anche per mio figlio, perché lui ha l'abitudine, stando a letto, di guardare le serie TV di Netflix dal cellulare, e si tiene il cellulare così. Invece questo lo aggancia al comodino e così ha le mani libere. Vabbè, comunque. Questo costava anche questo pochissimo, non mi ricordo, magari vi lascio il prezzo scontato. Mettiamolo via. Poi ho preso per me degli orecchini, siccome ne ho pochi, giusto qualche centinaio di orecchini di bigiotteria, però ho voluto prendere questi natalizi, anche se ormai il periodo natalizio sta finendo, vabbè, però insomma. Rimangono per l'anno prossimo questi fatti così, guardate che carini. Sono degli alberelli stilizzati praticamente, dorati, con le stelline sopra. Hanno la chiusura a vite, il gancetto a vite per i lobi forati. Questi fatti così e questi a fiocco di neve. Sono leggerissimi, quindi sono grandi, è vero, ma sono anche veramente molto leggeri, quindi ecco qua. È plastica praticamente. Ecco qua. Sono fatti così.
Sono due. Ecco qua, sono davvero molto graziosi e d'effetto, stanno molto bene. Poi veniamo ai maglioncini invece che ho preso. Allora, ho preso questo cardigan, gliel'ho preso più che altro da tenere in casa per quando noi diciamo a Bergamo, quando viene la sgrisolera, cioè quando all'improvviso si sentono i brividi di freddo e si ha voglia di mettersi qualcosa di caldo e morbido addosso, ma io ho anche l'esigenza sì che sia caldo, ma che non sia troppo pesante, la pesantezza addosso. E questo mi dava l'impressione di essere il genere che poteva andare bene a me. Spostiamo questo che fa rumore e devo dire che ho azzeccato. È questo cardigan di maglia a costine, colore cru. C'è un po' di riflesso, non si vede bene, non riesco mai a azzeccare la luce giusta. Con la chiusura, con la zip, il cappuccio, ed è di una morbidezza e ha questi orli così sfrangiati sia alle maniche che al fondo. È veramente morbido, morbido, ma allo stesso tempo è molto leggero ed era proprio quello che volevo. Poi volevo un paio di maglie, non volevo spendere troppo, per fortuna c'è Shein, non pesanti come mio solito e un po' lunghe. Io d'inverno uso tanto i leggings con gli stivali e quindi ho bisogno di qualcosa sopra, delle casacche, delle maglie, delle tuniche lunghe che vadano a coprire le magagne. E quindi le ho trovate, mi sembrano molto carine. Questa che è più sul genere sportivo, ecco, diciamo, questa nera, leggera di cotone. Ecco, sono andata anche lì alla ricerca di capi che avessero almeno una componente importante di cotone. Ve lo dico sempre, ve lo ripeto. Allora, questa è nera, nera, lunga, va praticamente a mezza coscia ed è fatta così. Ha questa finta camicia sotto scozzese, ma quel brutto riflesso. Lo stesso scozzese viene ripreso qui alle maniche, è molto morbido come tessuto. E dietro sempre c'è questo bordo scozzese che finge una camicia sotto. Dietro è più lungo, la parte dietro dello scozzese è più lunga. Davvero molto bellina, e anche questo sotto è leggermente sfrangiato. Questa è proprio bellina, anche adatta al periodo festivo, diciamo, lo scozzese, il tartan sul rosso è sempre di moda. E per finire quest'altra maglia, sempre lunga, sempre misto cotone, sempre leggera, caldina ma di un tessuto leggero. Questa è un po' più elegantina, è un color tabacco, ha queste perline applicate. Avevo paura che fossero un po' pacchiane, invece no, sono graziose, sono carine, sono abbastanza fini, lunga e ha questo bordo doppio, di colore contrastante, un marrone più scuro con una parte sopra, una balza di voile. Quindi un po' più elegantina, ma sempre lunga che va a coprire le magagne, come le chiamo io. E questa è tutta la mia spesa. Come vi ho detto, in tutto appunto i tre maglioni, il maglioncino per la Kira, il supporto per il telefono e le due paia di orecchini, 40 euro e qualche centesimo. Quindi, come vedete, le mie spese sono sempre rigorosamente low cost. Prezzo basso. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito, vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!